Ciao a tutti, da parte di Alessandro per Nexus Lab. Oggi vi presento il Sony Tablet S, un tablet piuttosto particolare che adesso andremo ad analizzare e scoprire insieme. Allora, questa è l'ampia scatola del tablet. Aprendola troviamo nella parte superiore il dispositivo. Spero che la messa a fuoco, ok, della telecamera sia abbastanza veloce. Allora, questo è il tablet che andiamo ad analizzare successivamente. Ok, questo è il vano dove vediamo la guida rapida per l'avvio e alcune immagini introduttive al tablet relative al suo utilizzo generale. Andiamo ad aprire il vano inferiore, troviamo il caricabatterie, purtroppo con connettore proprietario, piuttosto scomodo sinceramente da portarsi dietro, anche perché è piuttosto grande e il connettore non è perfetto nel suo funzionamento. Poi abbiamo un laccetto che si può collegare al tablet tramite un apposito vano, un'apposita fessura presente nella scocca. Anche qua troviamo, vabbè, le plastiche, troviamo inoltre la garanzia europea nel nostro caso. Eccoci davanti al tablet S, un dispositivo, come vi dicevo, dalle forme e dalle curve piuttosto particolari. Se guardate il profilo potete vedere che aumenta via via che si va nella parte superiore. Nella parte inferiore abbiamo uno spessore massimo di 10 mm per arrivare fino ai 20,6 mm della parte finale. Materiali plastici, piuttosto pesante il tablet, 6 etti, 600 grammi. Abbiamo inoltre una cover piuttosto, come detto, plasticosa, liscia, mentre la parte nera, come potete sentire, ha un profilo per agevolare l'ergonomia. Quindi dal punto di vista dei materiali non abbiamo il top, però dal punto di vista dell'ergonomia queste fessure realizzate da Sony permettono una tenuta con le mani migliore. Come potete vedere, magari basta metterci le due dita e abbiamo una tenuta del tablet veramente comoda. Abbiamo inoltre nella parte sinistra l'uscita delle cuffie da 3,5, l'USB 2.0, un altoparlante, l'SD, l'ingresso per lo slot SD e il gancetto che vi dicevo prima per il laccetto. Nella parte inferiore abbiamo il connettore proprietario, che è piuttosto scomodo perché abbiamo queste due agganci di plastica che sono piuttosto difficili da infilare, dobbiamo fare abbastanza forza. Come potete vedere, nella parte posteriore abbiamo la fotocamera HD da 5 megapixel che dopo andremo a vedere. Abbiamo inoltre questi gommini che ne favoriscono l'appoggio su una superficie, infatti avremo il tablet che si rivolge verso l'utente quando lo appoggeremo su un piano, questo è molto comodo. E abbiamo, oltre alla scritta Sony, anche l'icona, come potete vedere qua, relativa alla certificazione PlayStation, quindi potremmo scaricare giochi realizzati per PlayStation 1, noi dopo li andremo a vedere qualcuno. Nella parte superiore tutto tondo, con questa curva curvata che riprende il profilo posteriore e continua, design molto carino. E nella parte destra abbiamo il bilanciere del volume, il tasto reset, la cassa e il tasto accensione spegnimento più un LED che adesso non si vede, presente nella scocca in questa parte in plastica, che si illuminerà, che prenderà la luce a seconda dello stato del dispositivo, carico, scarico, eccetera eccetera. L'hardware del tablet S presenta un
hardware abbastanza comune in questa categoria di dispositivi, un processore, nel mentre lo accendiamo, scusate, un processore Nvidia Tegra 2 da 1 GHz, una RAM da 1 GHz e più diversi formati per lo storage interno, da 16 o da 32 GB. Espandibili tramite SD fino a 32 giga. Abbiamo un display da TFT LCD da 9,4 pollici, anche questo è un formato piuttosto particolare, 1280x800 pixel, retroilluminato a LED. Molto bello sinceramente il display, ottimi colori, ottimi neri, dopo lo andremo a vedere meglio. Abbiamo l'accelerometro, il giroscopio, la bussola, il sensore luce ambientale nascosto qua vicino all'altro sensore, alla fotocamera frontale. Abbiamo anche altre funzioni, la funzione IR per il telecomando infrarossi, utilizzabile con i normali televisori. In più abbiamo, vabbè, il microfono interno mono e le casse interne stereo poste sui due lati. Adesso andiamo ad analizzare il sistema operativo di questo tablet, il sistema operativo che è il vero punto di forza di questo dispositivo, pur avente Honeycomb. Andiamo a vederlo. Honeycomb 3.2.1, impostazioni, scusate, andiamo da qua, facciamo prima informazioni sul tablet, versione di Android 3.2.1. Abbiamo diverse personalizzazioni sia dal punto di vista dell'interfaccia sia dal punto di vista proprio delle funzioni. Infatti abbiamo questa interfaccia molto carina in cui possiamo vedere questo sfondo bianco con le icone poste su questo tipo di mensola spaziale brillante, a cui viene affidato anche il compito di un'animazione molto carina che ogni tanto si fa vedere. Abbiamo anche applicazioni preinstallate come il server DLNA per la condivisione dei contenuti, il PlayStation Store, Ustream e Media Remote che si collega tramite l'IR, come potete vedere c'è anche la funzione telecomando, ai dispositivi che consentono l'utilizzo di questa tecnologia tipo le televisioni. Abbiamo anche Music Unlimited e Video Unlimited, i servizi di Sony dedicati alla fruizione di video e di musica tramite un abbonamento. Il primo mese mi sembra che sia gratuito. Andiamo a provare la gamma videoludica di questo dispositivo, dato che anche l'ergonomia è studiata proprio per giocare. Andiamo a aprire Crash Bandicoot, che è uno dei giochi, nuovo gioco di Naughty Dog, quelli famosi per i più giovani magari conosceranno Uncharted, nati appunto con questo gioco molto bello su PlayStation 1, una serie da definire quasi platform. Andiamo ad aprirlo. Naturalmente la grafica non è confrontabile con i titoli recenti per smartphone o tablet, però la giocabilità forse è superiore. Ho provato a fare il confronto con la mia attuale PlayStation 1 e questo gioco, la grafica è rimasta immutata, la giocabilità anche se i controlli fisici sono preferibili, però comunque Sony ha fatto un buon lavoro dal punto di vista della conversione. Anche la conformità del tablet aiuta alla fruizione di questo gioco. Andiamo a iniziare una partita. Ok, livello 1. Come potete vedere, io ho impugnato saldamente il tablet. Solo un po' pesante, però appoggiandosi magari a un piano si riesce a non sentire troppo il peso dei 600 grammi del tablet. Facciamo giusto una breve parte di questo livello. Ok. Potete vedere il gioco
si riesce comunque ad utilizzare anche col touch, anche se in alcuni frangenti si rimpiange un po' i tasti fisici. Checkpoint, ok, direi che possiamo chiudere. Allora, andiamo adesso a vedere anche il browser web, vi preannuncio già ottimo, andiamo su Nexus Lab, eccoci qua, potete vedere, velocissimo, veramente veloce. Proviamo a aprire, scusate, riapriamo il browser web, proviamo ad aprire un'altra scheda e andare su un sito più pesante tipo Yahoo Italia in versione desktop. Come potete vedere, pinch to zoom rapidissimo, il dual core Tegra 2 fa veramente il suo dovere, abbiamo una velocità invidiabile. Andiamo su un'altra pagina non precaricata, come potete vedere veramente eccezionale da questo punto di vista. Supera in fluidità e navigazione agevolmente i tablet di Samsung, veramente un ottimo lavoro da parte di Sony da questo punto di vista, sia per l'interfaccia sia per la fluidità e le applicazioni aggiuntive. Adesso vi faccio vedere la tastiera, proviamo ad andare sul client di posta. Come potete vedere, la tastiera è personalizzata, molto veloce. In più, se si va ad indicare per esempio una password o un contenuto che il software percepisce come misto tra numerico e scritto, la tastiera cambierà e avrete il tastierino numerico a disposizione. Cosa estremamente comoda. In più abbiamo anche questi altri due tasti direzionali comodissimi che dovrebbero essere aggiunti anche nelle tastiere standard a mio avviso. Andiamo a scoprire altre funzioni su questo tablet. Abbiamo anche questa applicazione che andiamo a scoprire insieme, Zinio, che è un'applicazione praticamente di news. Dal punto di vista quindi del software, nulla da eccepire, un tablet veramente performante. Adesso andiamo a scoprire le capacità multimediali del allora, andiamo a scoprire come riproduce file multimediali il tablet S di Sony. Iniziamo con Shakira e Pitbull, la nostra canzone di test. Allora, audio buono, non altissimo, sinceramente abbiamo sentito di meglio, soprattutto sui tablet di Sony recentemente recensiti. Andiamo a vedere i video. Attendiamo un attimo. Stiamo scaricando in streaming da Dropbox, quindi bisogna aspettare i tempi della connessione. Questo è un Full HD in MP4. In questo caso ci sta facendo attendere un po' troppo. Aspettiamo ancora qualche secondo. Probabilmente c'è qualche problema, lo apriamo dopo. Andiamo a aprire questo AVI. Come potete vedere, non è supportato dal lettore di sistema. Questo è un 720p che utilizziamo spesso, li abbiamo caricati precedentemente, vi annuncio, e i file venivano gestiti dal lettore di sistema. Eccoci qua. La nostra corsa allo spazio degli anni 60 fu in risposta a un evento. Non so se avete avuto modo di sentire l'audio con toni
troppo alti gracchia sensibilmente, quindi qualcosa da aggiustare da questo punto di vista. Riproviamo l'ultima volta a aprire il nostro trailer in Full HD, se no vi testimonio che lo apre e lo gestisce senza problemi. Probabilmente ci sono dei problemi di connessione nostri in questo momento, e poi andiamo a effettuare una foto tramite il sensore da 5 megapixel posto posteriormente senza flashlight. Lasciamo stare, andiamo ad aprire la fotocamera, eccoci qua, mettiamo il nostro soggetto a fuoco, potete vedere c'è l'autofocus. Non possiamo selezionare una zona di fuoco, ma la prende lui centralmente. Vengono effettuate foto in 4 terzi, non in 16 noni a 5 megapixel, ma se scendiamo a 3,6 queste cambiano formato. In più abbiamo la localizzazione del GPS, altre impostazioni, potete vedere. Foto buone, non eccezionali, queste sono foto che poi potete vedere nell'articolo. Potete vedere abbiamo un leggero, un po' di foschia, un po' di rumore nella foto. Potete vedere non è molto definita pur essendo un 5 megapixel. Questa è quella appena fatta, comunque la macro è abbastanza buona. Questa è un'altra macro, purtroppo venuta un po' sfocata. Allora, concludo parlandovi della batteria. Batteria che dura dalle 5 alle 7 ore con un uso medio intenso, niente di eccezionale, buona. Però quello che dà a questo tablet forza è il sistema operativo. Sistema operativo veramente eccezionale, è il migliore che ho visto su un tablet, fluidissimo. Sembra di non essere un Tegra 2, ma di avere già un Tegra 3 davanti. La navigazione è velocissima, l'apertura dei servizi, l'interfaccia non ha nessun impuntamento in nessuna occasione. Abbiamo tutta una serie di personalizzazioni che ne ampliano l'utilizzo. Abbiamo il PlayStation Store, che può essere una aggiunta carina per gli amanti dei giochi e soprattutto per chi vuole riscoprire vecchi titoli PlayStation. Quindi un tablet veramente eccezionale da questo punto di vista. Purtroppo la pesantezza, perché pur avendo materiali plastici il tablet è veramente pesante. Già solo per fare questa video review, comunque il peso dopo 10 minuti nel tenerlo così si sente, il polso si affatica velocemente e non capisco come mai succeda questo anche con l'utilizzo di materiali plastici. Inoltre il connettore proprietario Sony non mi piace, veramente non trovo né il connettore fatto bene né la scelta di agire tramite un connettore proprietario vincente. L'audio è buono, non eccezionale, anche la multimedialità siamo sulla sufficienza, mentre per il resto dal punto di vista dell'utente medio che utilizza proprio solo il sistema operativo è il tablet migliore che per adesso io abbia mai provato. Quindi direi di chiudere qui. Un saluto da Alessandro e da Nexus Lab.